Bentornati e buongiorno a Verona Live, siamo di nuovo in diretta, canale 640 del Digitale e sulla nostra pagina Facebook, sono le 12.28, io sono Giorgia Preti e qui con me c'è Davide Adami, presidente del CUS Verona, benvenuto. Grazie e buongiorno ai nostri ascoltatori e telespettatori. Allora Davide, sei diventato praticamente presidente da poche settimane, ecco, com'è essere presidente del CUS, insomma, ma avere anche questa responsabilità? Esattamente, come dire, onere ed onori, esatto, assieme, esatto. Ma anche onere. No, nel senso che io sono del CUS da quando ero un ragazzo che aveva cominciato a inseguire una palla ovale al Gavagnin, avevo 14 anni e sono rimasto sempre nella grande famiglia del CUS come giocatore, come allenatore, poi come dirigente, come vicepresidente del consiglio direttivo e poi quando quest'estate in agosto è mancato il nostro mitico presidente Pino Zantedeschi ho raccolto questa eredità che attraverso l'elezione dell'assemblea dei soci di ottobre. Come dire, da un lato appunto è un motivo di orgoglio, di soddisfazione e dall'altra è anche avvertire la responsabilità di questa eredità, perché Danilo è stato veramente una figura importante nello sport, certo, e nella cultura sportiva veronese. Certo, ecco, quindi tu provieni dal rugby, che è uno sport di cui abbiamo già parlato anche su questi schermi, è uno sport un po', come dire, considerato minore in qualche senso, anche se in realtà è molto praticato e molto, tra l'altro, amato da chi lo pratica. Sì, sì, assolutamente. Il rugby è qualcosa forse che ha l'ambizione di essere uno sport, ma qualcosa anche oltre uno sport. Esatto. È un po' uno stile di vita, di comportamento, ma sempre attraverso il gioco, ecco, non c'è una sovrastruttura per cui il rugbyista, è proprio il gioco stesso che ti porta a elaborare dei valori quali il sostegno, la condivisione, il senso di appartenenza, anche una certa attitudine all'ironia, devo dire, perché poi nel terzo tempo, certo, dopo il campo ci si mette assieme, dopo aver battagliato con gli avversari, con gli arbitri, ci si prende un po' in giro, insomma, c'è questo spirito di profondo rispetto, di profonda, come dire, combattimento con tutte le forze, ma poi anche di voglia di stare insieme e divertirsi, insomma. Quindi, ecco, infatti abbiamo pagato il lockdown pesantemente, certo, insomma, sì, da cui stiamo però uscendo. Tra l'altro il CUS Verona, che ha avuto una storia importante nel rugby, ha ceduto il titolo da qualche anno al Verona Rugby, che ha quel bellissimo impianto in via San Marco, sì, con cui abbiamo sempre rapporti di grande amicizia. Invece il Gavagnin c'è la Scaligera, che ha ripreso a lavorare con i ragazzi con una squadra amatoriale di C, e anche lì a Parona adesso qualcosa sta ripartendo, quindi è sempre un seme che continua a germinare. Certo, ecco, tu vieni dal rugby, però insomma il CUS Verona ha veramente tantissimi rami, ma veramente tanti, ne abbiamo visti diversi anche noi qui a Buongiorno Verona Live, insomma star dietro a tutti non deve essere semplice. No, infatti, anche perché io lo faccio come volontario, ma avrei una professione a cui tra l'altro, ecco, tengo molto, che mi piace molto, io sono un insegnante di storia dell'arte al liceo qua a Verona e quindi seguo anche tanti progetti, lo faccio con grande entusiasmo. Sottraggo tempo, come dire, agli affetti, a volte alla famiglia, ma credo che la missione del CUS, come di tante altre società sportive, ma il CUS ha una sua fisionomia un po' particolare, meriti, come dire, il nostro impegno, che è condiviso tra l'altro dal nuovo consiglio. Siamo 7 consiglieri, tra l'altro 2 ragazzi universitari, perché insomma era il tempo anche, sì, di svecchiare un pochino, insomma, ecco, aveva molto piacere di avere 2 studenti universitari che sono entrati in direttivo e poi tanti collaboratori che animano le varie attività, certo, le varie anime appunto del CUS Verona. E infatti, insomma, abbiamo visto ve ne vedremo anche nei prossimi giorni, non svegliamo niente, e si parlerà anche di sport un po' particolari, ecco, è vero, no, insomma. No, noi amiamo un po' questi sport di nicchia, è insomma, vero, che ci portano, come dire, dall'estremo oriente a luoghi anche fantastici. Però questo è il bello, così, secondo me, ah, sì, perché insomma non siamo sempre, ci sono anche gli sport tradizionali, classici, insomma, come il basket, la pallavolo, però ci sono anche tanti sport molto particolari, abbiamo visto anche solo la canoa, c'è il Quidditch, e qua appunto mi fermo. No, ma noi abbiamo anche la sezione Kendo, per dire, ecco, no? La scala, esatto, giapponese, di arti marziali, pattinaggio, insomma, voglio dire, per noi è importante allargare il ventaglio della cultura sportiva. Certo. Ecco. Cioè, naturalmente, alcuni giochi come il calcio è un sport bellissimo in realtà, però, come dire, non deve diventare, no, il cannibale che si mangia tutto. Cioè, attorno, esatto, ci sono tanti modi di crescere con i ragazzi, con le ragazze, di divertirsi, di conoscere le culture sportive diverse. A noi piace coltivare questa varietà, insomma, sostanzialmente. Ed è bello, ed è molto bello questo. Ecco, quali saranno gli obiettivi del CUS, di questo CUS che prendi in mano tu adesso, Davide?
Allora, il CUS è centro universitario sportivo, sì. Quindi il cuore, diciamo, del CUS Verona, al di là adesso delle sue sezioni, che praticano attività sia amatoriale che agonistica, è proprio il legame con l'università. Cioè noi nasciamo e vogliamo sempre più crescere come la struttura che permette agli studenti dell'Università di Verona di fare praticare sport, certo, e attività motoria. Questo è il nostro obiettivo principale numero uno. Verona ha 25.000 studenti, d'accordo? Pochi conoscono ancora il CUS Verona, relativamente pochi rispetto a quelli che sono i nostri desideri, i nostri obiettivi, praticano attività con il CUS Verona. Vogliamo innanzitutto far crescere questa realtà, cioè uno studente che si iscrive all'Università di Verona deve sapere che oltre a avere un luogo dove poter diventare un eccellente professionista nel ramo in cui sta studiando e formandosi, può anche fare attività motoria, può tra l'altro trovarsi, divertirsi, perché anche sono attività ricreative e sociali. Noi dobbiamo assolutamente crescere da questo punto di vista. Stiamo collaborando con l'università, in particolare adesso c'è un delegato allo sport che il rettore Nocini ha dato come carica, diciamo, al professor Schena, che è legato a scienze motorie, e assieme stiamo costruendo un grande piano, un grande progetto. Quindi insomma l'idea è proprio principale è questa. La seconda cosa è quella proprio anche di crescere all'interno come struttura, coinvolgendo maggiormente appunto studenti e ragazzi giovani e creando proprio un lavoro più di equip in qualche modo, certo, e di squadre di lavoro. E poi l'ambizione che abbiamo è quella di far vivere il territorio in maniera sportiva un po' più ampia. Per esempio il centro di Parona che abbiamo in gestione, oltre a ospitare campi di gioco, ha un grande progetto che si chiama Verde Paradiso, dove vogliamo legare lo sport e l'attività motoria alla natura, all'ambiente, in modo soprattutto per le scuole, ma non solo, in modo che questi due diciamo nuclei, no, si intreccino. L'idea era nata da un artista che si chiama Michelangelo Pistoletto, che è un grande artista contemporaneo, ormai è veterano dei suoi anni, ultra-ottagenario, certo, ma è stato uno dei grandi della nostra dopoguerra, e lui si è inventato questa cosa del terzo paradiso, praticamente creando anche un simbolo che in qualche modo richiama. Che cos'è? È una sorta di sintesi tra due cose apparentemente lontane, non lo so, l'acqua e la farina, alla fine cosa c'è in mezzo? C'è il pane, d'accordo? Che è una cosa bellissima. Certo. Allora, sport e natura, mettiamoli in mezzo e creiamo un nuovo modo di stare insieme e di vivere. Questa è l'idea che abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti. Beh, molto bello, direi che di carne al fuoco ce n'è parecchia. Sì, c'è qualche anno per riuscire a mettere insieme tutti i pezzi, sicuramente ci riuscirete. Io, Davide, veramente ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi, è stato un piacere e vi faccio un grande in bocca al lupo. Grazie mille, Giorgia, grazie di averci invitato, di aiutarci a farci conoscere e grazie per la simpatia e la disponibilità. Benissimo, grazie adesso molto. Spazio alla musica e ne torniamo tra poco.